e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui dopo tantissimo tempo con Yu-Gi-Oh! Duel Links. Sono tornato a giochicchiarci, e poi vabbè, c'è stata una campagna dove hanno dato dei premi e quindi ci sono tornato. Infatti ho ancora premi da ritirare, ho tantissime gemme, 9487, ma ho deciso di fare questo video, sicuro l'avete già letto dal titolo, credo che finalmente riuscirò, credo, perché non so se ce l'avrò fatta, a sbloccare il drago bianco occhi blu alternativo. Chi ha visto i miei vecchi video sapeva che io lo desideravo per completare anche il tech del drago bianco che io gioco. E come lo andrò a sbloccare? L'ho visto per caso, così. Sapevo già che c'era l'abilità evoluzione alternativa che vi permette di selezionare un drago bianco occhi blu e farlo trasformare in drago bianco alternativo. Voi direte ok, ma in questo modo perdi l'abilità draghi finali, che secondo me è molto importante, che spesso fa vincere i duelli. Però se io la vado ad utilizzare, la vado un secondo, aspettate, a mettere come abilità, allora la modifico un attimo. Dov'è? Evoluzione alternativa, che non ricordo a che livello si sblocca, ma mi sembra abbastanza presto in quest'altro mondo di Yu-Gi-Oh! E così per caso ho visto in missioni carriera che c'è questa missione: riduci i life points dell'avversario a zero infliggendo danni da combattimento con drago bianco alternativo occhi blu mentre giochi come Seto Kaiba. All'inizio dicevo cavolo, però mettono così e io lo stesso non posso fare danni da combattimento drago bianco occhi blu alternativo, devo avere la carta per ottenere di nuovo la carta praticamente. Ma così all'improvviso mi è venuto in mente, ma aspetta, c'è l'abilità che io posso sfruttare e avere il drago bianco occhi blu alternativo e fare danni in battaglia. L'abilità è proprio di Seto, quindi perfetto per ottenere la carta. Magari chi gioca a Yu-Gi-Oh! E vedrà questo video già lo sapeva. Io non ci avevo proprio minimamente fatto caso a questa missione, quindi magari chi era nell'ignoto, diciamo così, come me, magari questo video può essere utile. Quindi noi andiamo a provare un duello facile, metto a cancello così senza preoccupazione, vediamo se effettivamente sblocco il drago. Ora minimo mi trollo da solo e non si sblocca proprio nulla, quindi non lo so, forse non lo pubblicherò se non lo vedrò, oppure tipo metto un titolo che mi spotto da solo. Vediamo. Il duello dovrebbe essere facilissimo perché livello 10, lui è un bot livello 10, quindi capirete che è facile facile. Devo solo evocare, attivare l'abilità, evocare il drago, poi faccio tutti i danni con il drago bianco occhi blu alternativo. Allora, peschiamo. Ok, perfetto. Posso evocare subito il drago bianco. Evoco questo, va, l'altro che mi piace tantissimo, quello con l'artwork originale. Io ce l'avevo questa figurina di Yu-Gi-Oh! Quando ero piccolo, quando uscirono la prima volta. E non posso usare l'abilità? Come funziona? Devo aspettare un turno, fammi vedere. No! Non mi ha modificato, devo ancora attivo draghi finali.
Allora aspettate, faccio arrenditi, non capisco perché io l'avevo... Non ho fatto salva. Much, much, much later. Scusate, perché non mi ha attivato l'abilità? Ora l'ho impostata. Non so, non mi esce all'inizio. Ho paura che forse non si possa fare, non ho capito. Forse non è duelli col cancello. Proviamo a vedere. Perché salto non mi ha dato abilità evoluzione alternativa come mi esce con draghi finale. Evochiamo il bel draghetto. Ah, eccola qua. Eccola qua. Evoluzione alternativa, ok. Mi sta venendo un infarto. Ho detto veramente allora. Allora, attiviamo l'effetto. Scarto libro della luna. Mi prendo anche quest'altro. Ah, vero. Scemo. Ovviamente non posso fare draghi finali, è vero. La forza dell'abitudine. La forza dell'abitudine, volevo chiuderla in un turno, diciamo. Vabbè, la chiudo nel secondo, dai. La chiudo ora. Allora, adesso facciamo così. Allora, attivo l'effetto intanto del saggio, vabbè. Faccio una piccola sincro. Mac Drago vermiglio. Attivo l'effetto di vermiglio. Così mi spacco la carta e vado direttamente di life point col drago bianco occhi blu alternativo. Anzi, drago bianco alternativo occhi blu. Ok, ora tecnicamente la missione è fatta, dovrebbe darmi la carta. Spero di sì. Almeno così avrò tutti e due i draghi bianchi che davano nel quarto anniversario. Allora, il pallino c'è. È una missione fatta. Carriera. Vai! Sì! Me l'ha data! Grande! Ah, lo potevo scoprire prima, no? Avrei fatto tanti duelli con il drago bianco alternativo. Devo dare più un'occhiata alle missioni. Devo dare di più un'occhiata alle missioni. Alle missioni carriera. Allora, dov'è ora il mio bellissimo drago bianco alternativo? Vabbè, faccio prima a scriverlo, va? Drago bianco. Eccolo, in tutto il suo splendore. Però così ho 21 carte. Vabbè, poi vedrò se modificare qualcosa. I deck vanno, diciamo, modificati. Si deve smaniare. Salviamo. E ora finalmente ho anch'io il drago bianco alternativo occhi blu. Cosa, sono scemo? Perché praticamente secondo me chi gioca a Duel Links secondo me l'avrà già scoperto da un botto di tempo. Però io sono scemo e quindi l'ho scoperto in ritardo. Va bene, quindi per oggi il video si chiude qui. Non so se arriveranno anche video su Master Duel, se continuerò con Duel Links. Perché se devo essere sincero, Duel Links mi piace di più di Master Duel. Ma solo perché Duel Links è più veloce nei duelli. Master Duel, non perché diciamo va, possa avere ansia durante i duelli, va, tipo se ci vuole più tempo dici va, cosa giocherà, che sarà giocato, no, perché mi annoio proprio, mi scoccio di aspettare. Però è bello anche quello, ci mancherebbe.
hanno i loro difetti e i loro pregi entrambi i giochi, però sono due prodotti belli. Quindi non so se arriveranno altri video su Yu-Gi-Oh! Suggeritemi chi vedrà questo video nei commenti, magari qualche mazzo nuovo da provare, perché ho 9487 gemme, più le gemme in inventario qui in casa regali, e quindi voglio spendere un poco, magari qualche mazzo non difficilissimo da utilizzare, e sul telefono pure ci gioco, ho il Cyber Drago, io sto iniziando a montare, non mi mancano tantissime carte. Qui ce l'ho lo structure deck del Cyber Drago, che lo comprai quando uscì proprio lo structure. Magari, non lo so, monto anche questo qui sopra, magari, che ho tutte queste gemme, ho i coupon anche ancora da spendere, quindi magari riesco in una volta solo a montarlo, magari un deck, diciamo, perché io conosco Yu-Gi-Oh! La prima serie che ho visto quando ero piccolo, però un po' GX, così un pochettino, però gli altri Yu-Gi-Oh! Non li conosco, quindi va, quelli là, i deck con evocazione pendulum, non ci capisco niente, sono nuovo, diciamo, proprio nel gioco mi considero nuovo, quindi magari un deck, non lo so, magari di qualche Yu-Gi-Oh! Più vecchio, tipo come la prima serie. Fortino, va, fortino, che non prende subito tanti schiaffi, va, che può dargli anche gli schiaffi e che sia non troppo difficile da giocare. Quindi se chi guarderà questo video mi vuole dare qualche suggerimento, io li accetto. Bene, per oggi è veramente tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!